Amici di Sketch, ben ritrovati! Mamma mia, che annata questa! E beh, intanto con il 2021 cerchiamo di essere tutti più positivi e chiaramente è una puntata dedicata al ciclocross. Partiremo con Sant'Elpidio al Mare, che precedeva in pratica il miracolo del ciclocross di Lecce. Insieme a me chiaramente, ciao Ilenia. Buonasera a tutti. Miracolo del ciclocross che è un po' una liturgia, no? La liturgia è fatta di momenti, si chiamano liturgici, perché chi viene raccontato deve essere raccontato in maniera giusta. E quindi le dico questo per tutti quelli che, giustamente, ognuno può avere la propria idea del ciclocross, dei percorsi, se il tempo è buono o meno buono, quindi può cambiare un percorso rispetto ad un altro, ma certo che si chiama Tavoliere delle Puglie. Vi svelo questo arcano. Il Tavoliere delle Puglie non ha tanti, diciamo così, cime, ci sono delle contropendenze, è un tavoliere. Quindi la liturgia in questo momento è il ringraziamento a un grandissimo uomo di nome Vito Di Tano, che ha disegnato un percorso eccezionale. E forse io non dovrei parlare, perché come sapete non mi intendo di ciclocross, ma credo che tanti, tanti atleti gli ultimi due giri li hanno fatti veramente in preghiera perché non ce la facevano più. Detto questo, grazie a tutti coloro che hanno organizzato, grazie Lecce, perché so che hai accolto tutti quanti in maniera divina, e quindi le critiche stanno a zero. Ciao Ilenia. Buonasera a tutti. Come stai? Bene. Sei stata a Lecce, un percorso di... dicono, ma... No. No. Guarda, devo dire, mi sono divertita molto, al di là di tutto, un percorso bello, mi è piaciuto, e poi il tempo ha fatto il suo, perché comunque ha cambiato il percorso nei tre giorni, ogni giorno era un giorno diverso, ci sono state gare diverse, ma comunque hanno vinto sempre, sempre quelli che arrivano davanti. Poi è pur vero che c'erano tante curve, ma questo forse... No, ma aspetta, a parte queste cose qua... Non è che c'erano tante curve, perché allora siamo arrivati giù con l'idea che fosse un percorso, sembrava che fossero solo rettilini, invece non è stato così. Vi assicuro che è stato un percorso dove bisognava saper guidare molto bene. Spingere. Era comunque un percorso veloce, ma bisognava saper guidare, tant'è che ad esempio nella gara degli Elite si è visto che chi ha fatto meno errori alla fine ha vinto. Quelli che sanno più di me dicono, ma non c'è la sabbia. Cosa c'entra? No, ti chiedo. E neanche in Svizzera c'è la sabbia? Ah, non c'è? No. Ah, non lo sapevo. Vabbè. Quindi, ma se non c'era la sabbia, gente che pensa che Vito Di Tano ha corso negli anni 80. Sì. No. E quindi era un altro ciclocross. Oggi è un ciclocross diverso, forse più moderno. Sì, anche perché se andiamo a pensare che sono le stesse persone che quando Mathieu van der Poel ha criticato il percorso dove ha vinto Wout van Aert, meritatamente a mio avviso perché a piedi andava il triplo, sono quelli che hanno detto ma il ciclocross non è una campestre. Mettetevi d'accordo. Io l'unica cosa che dico, come ho già ripetuto e come ho già risposto sui social, è sporcatevi le scarpe e venite con noi, perché abbiamo bisogno di gente che viene a darci una mano. Sei un po' così arcigna, sempre a dire sporcatevi le scarpe. Io quest'anno non me le sono sporcate, sono stato ben lieto. Certo che se però disegnavo un percorso che era troppo da correre a piedi, perché si rimembrava di quando lui correva a piedi. Alla fine è difficile mettere d'accordo sto bar. È un bar e purtroppo... Da una parte, allora, bisogna dire questo, siamo in un momento dove il cross ha una grande attenzione mediatica, perché c'è solo il cross, alla fine questa è una pista, non c'è, quindi c'è solo il cross. Poi, vuoi che arrivano, cioè, ci sono queste bellissime lotte in ambito internazionale, certo, tra Van der Poel, Van Aert, Pitcock, vuoi che è arrivato anche Fabio Aru, quindi in questo momento tutti parlano del ciclocross, anche quelli che... Per 30 anni, cos'è il ciclocross? Ma su Fabio Aru voglio aprire una copertina. Dopo l'apriamo dopo. Il problema è che come in tutti gli sport, ma anche nel biathlon, ti assicuro che i miei colleghi di Eurosport, Ambesi e Pupo, mi hanno detto che nel biathlon sta succedendo la stessa identica cosa. Sono tutti biatleti adesso. Sì. Tutti sanno sparare con la carabina, sì, tutti sanno... Sì, sì. Tutti. Quindi ci stanno anche queste cose. Io l'unica cosa che voglio dire è... Il ringraziamento voglio fare proprio a tutta l'organizzazione della Kalos,
perché siamo stati benissimo e perché rendiamoci conto che è l'unico campionato italiano che si è corso in tutte le categorie, 800 atleti, tutti compresi master. Non tanto distante in Belgio io. Hanno corso solo gli elite, certo. In Olanda non ci sono i campionati nazionali, cioè non c'è neanche Van der Poel, ok? In Lussemburgo non ci sono i campionati nazionali, in Germania non ci sono i campionati nazionali, vado avanti, in Francia hanno corso solo gli elite, gli under 23 e gli junior, la Svizzera ha fatto solo le categorie praticamente UCI, di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Non lo so, e poi per quello che sei antipatica, io lo so. Ragazzi. Beh, io intanto andrei con Sant'Elpidio, perché il preludio sì. È campionati italiani. L'ultima tappa del Giro sì. D'Italia di ciclocross. E quindi tanta roba anche qua. Bel l'ora, percorso. L'ora del ciclismo, sì. Grazie. La frazione Luce di Sant'Elpidio a Mare ha ospitato la settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, 12ª edizione. Memorial Romanelli, Memorial Scotti. La manifestazione è organizzata dalla Oppi Bike con il contributo e la collaborazione della ASD Romano Scotti. Spettacolare il circuito di gara, notevolmente allentato dalle piogge cadute nei giorni precedenti, siamo ormai in vista della partenza per quel che riguarda la prova dei fascia 2. Abbiamo visto con il dorsale 162 Ezio Cameli della bici Avenger Team che sta guidando il gruppo sin dalla prima curva, ora viene preceduto da Paolo Pavoni della Team Cobo Pavoni. Questi sono i due uomini che stanno guidando il gruppo. In terza posizione Luigi Carrer della Team Eurobike, Carrer che indossa la maglia tricolore. C'è molto lavoro per tecnici e meccanici delle diverse formazioni. Intanto vediamo una veduta aerea del tracciato di gara. Ricordo, sono in gara per quel che riguarda le categorie amatoriali, i corridori della fascia 2 e le donne. Ancora le immagini sul gruppo guidato da Paolo Pavoni della Team Cobo Pavoni, alle sue spalle Ezio Cameli, un Ezio Cameli che è partito molto veloce e poi è stato raggiunto in testa da Pavoni. Ora i due stanno allungando. In terza posizione Luigi Carrer della Team Eurobike, ora è passato a guidare il gruppo Ezio Cameli, Bici Avenger Team. Uno sguardo d'insieme dall'alto del tracciato di gara, un tracciato di gara spettacolare, in molti lo hanno definito il migliore di questa 12ª edizione del Giro d'Italia Ciclocross, un tracciato molto impegnativo visto il terreno di gara notevolmente allentato dalle piogge che sono cadute nelle ore che hanno preceduto la gara. Il gruppo dell'SD Romano Scotti, a cui si deve l'organizzazione di questa 12ª edizione del Giro d'Italia Ciclocross, un Giro d'Italia Ciclocross che ha naturalmente permesso a coloro che amano questa disciplina, nonostante la particolare situazione sanitaria, di svolgere attività, così come molti altri circuiti. Oggi in quelle di Sant'Elpidio a Mare, di Luce di Sant'Elpidio a Mare, si assegnano le maglie rosa definitive, maglie rosa e maglie bianca definitive per quel che riguarda il Giro d'Italia Ciclocross. Ognuno dei protagonisti di questa 12ª edizione potrà sicuramente mettere al collo una medaglia speciale per aver partecipato e sofferto
sui 7 tracciati di gara, naturalmente la maglia rosa sarà conquistata da soltanto uno dei protagonisti. Con il dorsale 162 Ezio Camelli, Bici Adventure Team va a conquistare il successo nella prova dei fascia 2 al secondo posto, il marchigiano Paolo Pavoni del team Cobo Pavoni, in terza posizione taglia il traguardo Luigi Carrer del team Eurobike, al quarto posto l'ex professionista Nicola Loda. Per quel che riguarda invece quinto invece Alberto Laloni dell'Abitacolo Sport Club, per quel che riguarda le Master Woman, successo di Ania Bocchini che va così a conquistare il successo in questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross Memorial Romanelli. Altra partenza, altra fascia, altra categoria ed età per i rappresentanti di questo gruppo. Alla partenza vediamo ben due maglie tricolori per quel che riguarda i fascia 1, Carmine Del Riccio della Sunshine Race e Marco Del Missier della ASD DP66 Giant SMP. Prime curve e primi ostacoli per quel che riguarda i 51 protagonisti di questa prova. Ricordo, sono i corridori che appartengono alla fascia 1 e attenzione perché si porta al comando Marco Del Missier della DP66 Giant SMP, al suo inseguimento Carmine Del Riccio della Sunshine Race. Li vediamo inquadrati in questo momento i due corridori che indossano le maglie tricolori delle diverse categorie, maglia tricolore della categoria Master 2 per Marco Del Missier, maglia tricolore della categoria Master 3 per Carmine Del Riccio. Abbiamo visto anche Fabrizio Trovarelli, Bike Lab Scuola Ciclismo. Trovarelli con il dorsale 221 indossa la maglia rosa, simbolo del leader della classifica generale della fascia 1. Un confronto molto aperto tra i due tricolori, ovvero Carmine Del Riccio che in questo momento è passato al comando, è riuscito ad averla meglio su Marco Del Missier e sta guidando il portacolori della Sunshine. Dunque in seconda posizione Marco Del Missier, che in precedenza invece aveva guidato la gara. Si chiude la prova dei fascia 1 con il successo di Carmine Del Riccio Sunshine, lo vediamo inquadrato in questo momento davanti al dorsale 229 Marco Del Missier della DP66 Giant SMP, che va così a chiudere al secondo posto tra loro e comunque per il confronto è rimandato a soltanto di qualche giorno, si sfideranno poi in quel di Lecce per la conquista del titolo delle varie categorie. Invece c'è stato lo spunto veloce di Alessandro Sereni della Ciclita Day, che ha preceduto sul traguardo Fabrizio Trovarelli della Bike Club Team Astolfi. La premiazione per quel che riguarda la Master Woman con la maglia rosa indossata da Ania Bocchini, le maglie rose delle diverse categorie per quel che riguarda invece la fascia 1, 2 e 3. Andiamo a vivere la prova dei corridori della categoria esordienti con gli esordienti del primo anno. Per loro è l'esordio in questa prova, esordienti primo anno ed esordienti secondo anno. Gli esordienti del primo anno
che appunto esordiscono al Giro d'Italia Ciclocross nelle diverse tappe che si sono svolte, erano soltanto gli esordienti del secondo anno a misurarsi, questa volta invece sono anche gli esordienti del primo anno, li vediamo inquadrati in questo momento, che hanno preso il via. Tra gli esordienti del secondo anno c'è stato subito l'allungo di Riccardo Darios nelle prime posizioni, il portacolori della Sportivi Sanfiorese, qualche problema alla via per Stefano Cavalli del Velo Club Cattolica, avete visto c'è stata una caduta subito dopo il via. Dorsale 80, Riccardo Darios, Sportivi Sanfiorese, che sta guidando davanti ad Ettore Fabbro della James Bike Team Buia, il più immediato inseguitore del battistrada della maglia rosa, di colui che ha monopolizzato questo Giro d'Italia Ciclocross. Lo vediamo impegnato in questo breve tratto in discesa, dopo aver affrontato l'impegnativa salita che praticamente è una parte del tracciato che ricopre una parte della collina. Riccardo Darios che è lanciato verso il traguardo, verso la conquista di un nuovo successo, continua a pedalare imperterrito il battistrada, il portacolori della Sportivi Sanfiorese, mentre al secondo posto c'è il suo rivale di sempre Ettore Fabbro, uno è il vincitore del titolo nazionale per quel che riguarda il ciclocross, l'altro invece per quel che riguarda la mountain bike. Al terzo posto Giulio Pavi degli Innocenti della Crono Eventi davanti a Luca Vacher. Li vediamo in questo momento i più immediati inseguitori con il dorsale 83 Giulio Pavi degli Innocenti che è transitato al terzo posto, dorsale 85 per Francesco Baruzzi della Team Piton che in questo momento è al quarto posto. Per quel che riguarda invece gli esordienti del primo anno è segnalato in prima posizione Pietro Deon della Sportivi Sanfiorese, dunque si va per concretizzare il doppio successo per questa società, Riccardo Darios che sta guidando la prova degli esordienti del secondo anno e Pietro Deon che invece sta guidando la prova degli esordienti del primo anno e precede Gregorio Acquaviva della Dotta Bike Racing Team e Paolo Marangon della Cicli Fiorine Cycling Team. Ancora le immagini sul battistrada, Riccardo Darios, al suo inseguimento Ettore Fabbro, James Bike Team Buia in terza posizione, l'abbiamo visto inquadrato in questo momento Giulio Pavi degli Innocenti della Crono Eventi. Sono questi i tre corridori che ambiscono al podio della prova esordiente di questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, dodicesima edizione del Giro d'Italia Ciclocross, che va a concludersi facendo segnare uno straordinario successo partecipativo ed anche per quel che riguarda la qualità delle gare che sono state organizzate nonostante la particolare situazione sanitaria che interessa la nostra nazione e tutto il resto del mondo. Riccardo Darios dunque lanciato verso il successo in questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, alle sue spalle Ettore Fabbro della James Bike Team Buia, sono ormai le ultime pedalate per i due protagonisti di questa prova riservata alla categoria esordienti secondo anno, Giulio Pavi degli Innocenti Crono Eventi che precede Luca Vacher. Ultimo giro per il battistrada Riccardo Darios, lo vedete inquadrato in questo momento, veste la maglia rosa della categoria esordienti secondo anno, in quest'ultima tappa ha esordito anche la categoria esordienti
primo anno, ci siamo ormai con la conclusione della prova degli esordienti secondo anno con il dorsale 80 e Riccardo Darios che va a conquistare l'ennesimo successo in una tappa del Giro d'Italia Ciclocross, la settima, quella che chiude questa 12ª edizione del Giro. In seconda posizione Ettore Fabbro della James Bike Team Buia, in terza, lo abbiamo visto in precedenza, Giulio Pavi degli Innocenti della Crono Eventi. I complimenti tra i due protagonisti. C'è stata la caduta di Luca Vacher nel concitato finale tra i due protagonisti, ovvero Giulio Pavi degli Innocenti e Luca Vacher, si sono toccati nel finale, a scivolare è stato Luca Vacher e Pavi degli Innocenti, è andato così a conquistare il successo. Per quel che riguarda gli esordienti del primo anno, avete visto l'arrivo di Pietro Deon della Sanfiorese che ha abbracciato il suo compagno di squadra Riccardo Darios, dunque doppio successo per i portacolori della Sanfiorese nella categoria esordienti. Si passa agli allievi per quel che riguarda le ragazze, ovvero le donne allieve che daranno vita a questa prova insieme alle ragazze della categoria esordienti primo e secondo anno, dunque saranno tre le partenze. Spunto veloce della maglia rosa per quel che riguarda la categoria donne allieve e la Venturelli che è transitata per prima, così come Elisa Ferri, categoria esordienti donne secondo anno, ha preso le redini della gara e sta precedendo Martina Montagnier. Il gruppo delle donne esordienti del primo anno le vediamo inquadrate in questo momento con il dorsale 382 Elisa Bianchi della Velo Montirone che si è portata al comando. Ancora le immagini sulle ragazze, categoria donne allieve, vanno ad affrontare la seconda parte del tracciato di gara, a guidare Federica Venturelli della Cicli Fiorin, mentre per quel che riguarda la categoria esordienti donne secondo anno, Elisa Ferri nelle prime posizioni. Ancora le ragazze che affrontano i diversi ostacoli di questo tracciato, abbiamo già avuto modo di sottolineare la bellezza, la spettacolarità del percorso di gara disegnato dagli uomini della Oppi Bike e naturalmente della SD Romano Scotti per questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross Memorial Romanelli e Scotti. Ancora le prime posizioni del gruppo per quel che riguarda le donne allieve con Federica Venturelli della Cicli Fiorin che sta guidando, la vedete inquadrata leader della classifica generale della categoria donne allieve, Federica Venturelli Cicli Fiorin alle sue spalle con il dorsale 303 Giulia Rinaldoni della team Cingolani. Giulia Rinaldoni dunque che tenta di soffiare il successo per la categoria donne allieve a Federica Venturelli. Per quel che riguarda invece la categoria esordienti donne secondo anno è Linda Sanarini della scuola ciclismo VO che continua a guidare l'organizzazione di questa manifestazione con Stefano Offidani e i dirigenti della società Oppi Bike. Ancora inquadrate intanto alcune delle protagoniste di questa manifestazione, dorsale 303 abbiamo visto
Giulia Rinaldoni della Team Cingolani, in precedenza era nelle prime posizioni, poi ha perso contatto. Non finiremo mai di sottolineare l'opera dei meccanici e dei dirigenti delle diverse società, che sono costretti a fare gli straordinari per il lavaggio delle bici, così da permettere il cambio della bicicletta ad ogni passaggio in zona traguardo per quel che riguarda i loro corridori. Federica Venturelli, dorsale 304, maglia rosa della categoria donne allieve transitata, Anita Baima della Cicli Fiorin e Arianna Bianchi della Team Piton inseguono la battistrada. Federica Venturelli, ricordo, è lanciata verso la conquista di questa, del successo in questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross. Nicola Loda un quarto posto nella prova amatori per l'ex professionista, che ora sta guidando Arianna Bianchi, Team Piton, come tutti i ragazzi di questa società. Nicola Loda suggerisce loro il comportamento in gara, cerca naturalmente di aiutarli e sostenerli durante questa prova, oltre naturalmente a filmare le loro performance per aggiornare la pagina Facebook della società. Ancora immagini sulle protagoniste di questa prova, ricordo categoria donne allievi al comando Federica Venturelli davanti ad Anita Baima e Arianna Bianchi, la vediamo inquadrata in questo momento con il dorsale 304 Federica Venturelli, che veste i colori della Cicli Fiorin e sta guidando la prova della categoria donne allieve. Per quel che riguarda la categoria esordienti donne secondo anno è Linda Sanarini della scuola di ciclismo VO, che precede Martina Montagnier della DP66 Giant SMP, così come al terzo posto Elisa Ferri della Olimpia Valdarnese. Tra le esordienti donne del primo anno a guidare Elisa Bianchi della Velo Montirone davanti a Giorgia Pellizzotti del gruppo sportivo Mosole, in terza posizione Emma Scalorbi della Calderara STM Riduttori. Siamo ormai alle battute finali, dorsale 303 per Giulia Rinaldoni della Team Cingolani, che è in ritardo rispetto alle ragazze delle altre della sua categoria, ovvero le donne allieve, mentre in terza posizione si conferma, per quel che riguarda la categoria esordienti donne, Elisa Ferri, la maglia tricolore di questa categoria. Ultime pedalate, ultimo sforzo per Federica Venturelli, che è dunque lanciata verso la conquista della settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, che conclude la dodicesima edizione di questa fortunata manifestazione. Dunque successo di Federica Venturelli, Cicli Fiorin, che ha tagliato il traguardo davanti ad Anita Baima della sua compagna di squadra Cicli Fiorin Cycling Team. In terza posizione Arianna Bianchi della Team Piton, che va a concludere così la sua prova. La vediamo inquadrata in questo momento, la Bianchi che conclude al terzo posto. Per quel che riguarda la categoria esordienti donne, il successo è per Linda Sanarini, dorsale 359, la vediamo tagliare il traguardo in questo momento, la portacolori della scuola ciclismo VO, che conquista dunque il successo nella categoria esordienti donne davanti a Martina Montagnier della DP66 Giant. In terza posizione Elisa Ferri del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese.
Tra le esordienti donne del primo anno, il successo è per Elisa Bianchi della Velomontirone, che chiude davanti a Giorgia Pellizzotti della Mosole in terza posizione, Emma Scalorbi della Calderara STM Riduttori, quarta posizione per Camilla Murro della Libertas Ceresetto, quinta posizione per Carlotta Petris della Libertas Ceresetto. Con il dorsale 382 ha chiuso, conquistando il successo, Elisa Bianchi della Velomontirone per quel che riguarda la categoria esordienti donne primo anno. A chiudere la prova, le prove mattutine di questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross Memorial Romanelli, i corridori appartenenti alla categoria allievi, ben 120 gli iscritti a questa prova, poco più di 80 i partecipanti. Vedremo se sarà il solito Ettore Pra che indossa la maglia rosa. Attenzione, perché Ettore Pra ha avuto un problema si è staccato il pedale, dunque ha perso qualche metro rispetto ai suoi compagni di squadra e comunque a coloro che hanno dato vita a questa prova. A guidare è Tommaso Cafueri della Acido Lattico Team con il dorsale 8, ora è stato raggiunto da altri corridori. Cafueri, mentre abbiamo visto in ritardo Ettore Pra della Hellas Monteforte, il corridore che ha caratterizzato questa 12ª edizione del Giro d'Italia Ciclocross, una splendida veduta dall'alto grazie al drone del tracciato di gara. Non ci stancheremo mai di sottolineare la bellezza di questo percorso, che è risultato molto impegnativo anche grazie al terreno, al tracciato molto allentato dalle piogge cadute nelle ore che hanno preceduto la gara. Intanto, dopo una partenza d'handicap, Ettore Pra dell'Hellas Monteforte si è portato al comando, al suo inseguimento con il dorsale 22, Matteo Fiorin della Cicli Fiorin. Queste le prime due posizioni per quel che riguarda la prova riservata alla categoria allievi. Con il dorsale 30 abbiamo visto Fabio Pagliarino, sempre della Cicli Fiorin. Queste invece è la testa della corsa, dorsale 1 per Ettore Pra, Hellas Monteforte. Ora vediamo chi si è portato al suo inseguimento. Dovrebbe essere Elian Paccagnella della Cardown Cardano. Con il dorsale 9 è infatti Paccagnella della Cardown Cardano che si è portato a ruota di Ettore Pra. Ettore Pra che non è riuscito, almeno in questa prima parte della tappa, a fare il vuoto come ci ha ormai abituato Stefano Offidani, il responsabile tecnico dell'organizzazione del comitato locale che ha voluto questa tappa in collaborazione con la locale amministrazione comunale, che ricordo anche il vicepresidente della ASD Hoppy Bike, che opera con ormai da diverse stagioni nella promozione del ciclismo in tutto il territorio fermano e soprattutto di Sant'Elpidio a Mare. Attenzione, perché Elian Paccagnella si è portato al comando, è riuscito a superare Ettore Pra ed ora sta guidando la prova davanti alla maglia rosa. Abbiamo visto transitare con il dorsale 4 anche Alessandro Perracchione, il piemontese che è stato protagonista di alcune prove in questo finale di stagione. Andiamo a vedere la testa della corsa, dunque guidare è Elian Paccagnella della Cardown Cardano, davanti ad Ettore Pra, Hellas Monteforte la maglia rosa, in terza posizione il dorsale 4 Alessandro
perracchione della Young Bikers Team Balmamion. Poi con il dorsale 3 troviamo Nicolas Travella della Cicli Fiorina, dorsale 5 per Cristian Fantini della Cavriago. Questa è la situazione nelle prime posizioni del gruppo, ma attenzione perché Ettore Pra allungato di nuovo allungo di Ettore Pra, che dunque ha superato Elian Paccagnella, che ora è costretto ad inseguire la maglia rosa di Ettore Pra. Ha avuto qualche problema in partenza, poi si è portato al comando, è stato raggiunto e superato da Elian Paccagnella, ma nella seconda parte della gara il portacolori della Hellas Monteforte ha fatto prevalere il suo ottimo stato di forma, ha allungato e si è portato nuovamente al comando. Pertanto ci avviciniamo ormai alle fasi finali della gara. Elian Paccagnella della Cardaun Cardano, che ha sostituito la bici, ed ora ancora le nostre telecamere su Ettore Pra, Hellas Monteforte, lanciato alla conquista di questa settima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, che va a chiudere questa dodicesima edizione del Giro d'Italia Ciclocross. Meritato il successo di Ettore Pra, Hellas Monteforte, che mette l'ennesimo sigillo su questa edizione del Giro d'Italia Ciclocross. Secondo posto per Elian Paccagnella, Cardaun Cardano, in terza posizione con il dorsale 16 Milo Marcolli della Busto Garolfo. Quarto posto per Alessandro Perracchione, lo vediamo inquadrato in questo momento, corridori della Young Bikers Team Balmamion, che va a chiudere al quarto posto. Quinto Nicolas Travella della Cicli Fiorin, con la bandiera a scacchi che indica l'arrivo dei diversi corridori, la conclusione della loro fatica, con Roberto Ferrante che idealmente, sventolando la bandiera, segna anche la conclusione di questa dodicesima edizione del Giro d'Italia Ciclocross. A vincere la settima tappa, per quel che riguarda la categoria allievi, è stato Ettore Pra, Hellas Monteforte, premiato dal commissario tecnico Fausto Scotti. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Allora, visto Sant'Elpidio al mare, una nota devo farla di merito alla troupe di Zappacena, che ha curato le immagini,
anche per la Rai, un lavoro spettacolare, tra poco lo vedremo, non certo con i master, con le categorie giovanili, ma l'espressione è stata quando c'è stata la diretta della Rai con gli Elite e quindi anche gli uomini e le donne. Detto questo, anche per dire che se si vuole fare, si può anche fare delle, si possono fare delle belle immagini e la gente ne è stata contenta, Ilenia, perché ha bisogno anche di questo il ciclocross, ricordiamocelo. Beh, assolutamente, ha bisogno di visibilità, quindi quando c'è la visibilità. Tra l'altro la location si prestava, perché un percorso così di cross, noi che in Italia abbiamo tutti questi centri storici, certo, è spettacolare, se tu vai a pensare si passava, cioè questa, poi tra l'altro il passaggio che mi è piaciuto di più di tutti, anche a livello di immagine, era tipo il trullo lì, certo, non so certo come si chiama, sì, però beh, sono vecchie masserie in tufo, però che richiamano bellissimo, un po' il bello. Cioè, pensa anche magari a un belga che lo guarda, che lo sono vede d'accordo, poi sui social, lo trova, cioè anche quella è l'espressione parte del territorio. Metapontino, ragazzi, sono di quelle tombe, insomma tanta cultura. Mi è piaciuto tantissimo la copertina e devo dire la verità, con un pizzico di invidia, vi ho invidiati perché poi dopo sono le mie terre, le conosco non bene di più e conosco la gente che ha grande cuore, che ha accolto intanto in prima giornata i master. Quanti eravate? Eravamo quasi 200, ecco, quasi nonostante 200 master, tutto, quindi... che pagano un contributo, ricordiamocelo, quindi sono anche fondamentali. Poi dopo... Ma c'era anche il pacco gara, c'era tutto. Certo, certo, sì, certo, sì. Voglio dire, tutto l'ambaradan ha creato sì qualcosa che oggi serve per non smettere di sognare. Questo che diceva prima Ilenia mi faceva in mente proprio che grazie a queste gare non smettiamo di sognare e di metterci alle spalle questo momento drammatico, per cui... è un bel segnale forte, e quindi io andrei subito con la prima giornata dell'8 gennaio con i master, dove diamo tutte le maglie. Complimenti anche a te, Ilenia.
Terzo titolo tricolore per Ilenia Lazzaro. Allora Ilenia, innanzitutto raccontaci l'emozione, sempre nuova e soprattutto sempre bella. Ma sì, io questa mattina mi sono detta, se a 40 anni devo avere sempre l'agitazione quando ci sono i campionati italiani, però ho ancora l'agitazione delle prime volte, penso sia il 20° campionato italiano che faccio. E terza maglia tricolore, sono la prima delle vecchie, però sono contenta perché sicuramente quest'anno è stato un anno difficile. Io ho corso pochissimo e non ho sicuramente la forma e la gamba che avevo l'anno scorso, però vedo che sono ancora là con quelle giovani, quindi veramente anche un monito per tutte le donne: venite a fare il cross perché vi divertite. E si è visto che è veramente un percorso bellissimo. Devo fare i complimenti a Vito Di Tano e agli organizzatori della Kalos perché hanno tirato fuori un percorso spettacolare, bello bello bello. Non hai potuto chiamare la bambina per comunicare la vittoria, comunque lo farai dopo. Ancora no, perché è a scuola, però poi facciamo la videochiamata sicuramente. Sono venuta giù in treno, pensa, e mi ha detto: mamma, guarda che voglio che porti a casa la maglia, e ho portato a casa. Che percorso di gara hai trovato? Un percorso veloce, leggermente allentato anche dalla pioggia, credo. Sì, è un percorso veloce, ma bisogna stare attenti. Io sono scivolata il primo giro perché comunque ci sono parecchi cambi di terreno, no? Si passa dalla terra all'erba a questo lastricato che specialmente di mattina può essere difficile da fare, quindi l'importante è settare bene le gomme qui. Quando tu hai trovato il settaggio giusto delle gomme, poi ci vuole gamba comunque, rilanci, ma sarà, penso, per tutte le categorie un bel italiano e anche incerto, secondo me. Il campionato italiano lo hai vinto, ora ti aspetta il mondiale con un noto personaggio. Certo, con Christian Bohm andiamo al mondiale e soprattutto noi, il nostro obiettivo ogni anno del mondiale è intervistare Wout van Aert e Van der Poel, perché poi noi siamo dei pochi che riescono a intrufolarci un po' dappertutto, quindi sicuramente andremo per fare un bel lavoro come al solito. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Ben rientrati amici di Scratch, abbiamo visto i Master 200 circa che si sono dati battaglia in gare bellissime, in un percorso straordinario. Complimenti a te, Ilenia, insieme a tanti altri che, insomma, mi è venuto in mente Carmine Del Riccio, sono molto felice per lui, e altri che hanno vinto queste belle maglie che hanno un'importanza importante, specie non perché sia meno diversa dalle altre categorie. Un tricolore è qualcosa di importante. Un tricolore è comunque, diciamo che tra il tricolore e una maglia normale, in mezzo c'è la vita che un amatore ha, sì. Sacrifici che si fanno, la passione che ha anche una persona. E che va al di là. Io penso che uno che non ha mai fatto cross un può capire un appassionato di cross. Perché un appassionato di cross carica, fa magari. E poi la maggior parte delle volte questi uomini sono anche quelli che si mettono in prima fila per organizzare. Certo, assolutamente. Oppure che hanno le squadre. Come Demisier, tanto per dire. Sì, o hanno le squadre come Folcarelli, come anche il Carrer di turno. Quindi assolutamente sì. È una bellissima cosa. Io dico soltanto, caliamo anche certe volte i toni, però il circo del ciclocross mi è sempre piaciuto da quando abbiamo iniziato questa trasmissione. Guardate, veramente ci ha accompagnato in questi ultimi 20 anni, sì, anche la pista che io amo follemente, però il ciclocross è qualcosa che è un mondo a parte. Ti entra dentro e poi parleremo anche verso la fine quanto può entrare dentro. Categorie giovani, giovanissimi, in pratica tutte le categorie giovani, il 9 di gennaio. Vediamo anche queste belle clip. Anche qua, dagli esordienti al primo anno fino, certo, agli allievi secondo, maschi e femmine, gare combattutissime. E anche qui, come abbiamo ribadito, Nicola, a San Fior, l'importanza, nonostante il periodo Covid, dei numeri. Cioè i numeri per quanto riguarda le categorie giovanili non sono diminuiti. We'll be right back.
Rodeon, 12 anni, la vittoria a Porto Sant'Elpidio e adesso questo campionato italiano. Ti abbiamo visto davvero emozionato sul palco. Sì, perché è stata una gara molto dura come Porto Sant'Elpidio, per via del fango. Dopo ci sono state molte scivolate da parte degli avversari, ma anche mie, perché comunque la stanchezza si fa sentire. Beh, si è fatta sentire mica tanto, visto che qui hai dominato. Sì, però non so come mi sento perché è troppo bello. Andrea Tarallo, hai cercato di forzare su Pietro Deon, quasi ce l'hai fatta quando hai capito che era troppo forte Pietro. Sì, ho visto che all'ultime curve ho visto che mi era andato via, quindi non ho più creduto fino alla fine, però un secondo posto è sempre un'ottima posizione. Sì, infatti una medaglia d'argento che fa grande anche il Lazio, che sta crescendo nel ciclocross. Sì, questa medaglia me l'ero sempre desiderata, arrivare sul podio a un campionato italiano. Comunque che sia stata d'oro, d'argento o di bronzo, c'è una dedica speciale da parte tua. Sì, ho un mio amico che sta affrontando una battaglia molto importante e vorrei dedicare la vittoria solo a lui. Ettore Fabbro, la tua è stata una cavalcata solitaria, hai ottenuto una vittoria in maniera strepitosa, è stata una gara veramente entusiasmante. Sì, sono molto felice di questo risultato e nelle ultime gare non sono riuscito a fare una partenza bella, quindi oggi volevo andare alla grande e ce l'ho fatta. Sono andato via dalle prime fasi di gara e alla fine è stato un po' duro, ma ce l'ho fatta. È stata quella caduta in partenza che ha messo in un certo senso fuori gara, diciamolo, anche se poi c'è stato il recupero, da Rios, che era l'avversario più ostico, e qualche altro. Sì, diciamo che comunque sarebbe stata una bella battaglia, un po' avvantaggiato, però comunque negli ultimi giri sono riuscito a mantenere quel vantaggio. Riccardo Darios, non possiamo dire che hai ottenuto un secondo posto, hai perso la corsa. Sì, ho avuto un po' di sfiga in partenza, sono caduto, poi la giornata è andata tutta in rimonta dall'ultima posizione fino ad arrivare alla seconda. Hai fatto quasi una cronometro contro te stesso, una sfida.
Sì, era tutto una cronometro, l'obiettivo era andare a prendere Ettore Fabbro davanti e fino a un certo punto ci sono quasi riuscito. Thank you.
Federica Venturelli conquista in quella di Lecce il terzo titolo nel ciclocross. Allora, innanzitutto iniziamo da questa disciplina. Per te il terzo titolo, una gran bella emozione. Sì, il ciclocross è sempre la disciplina che mi regala più emozioni, perché è la mia preferita, soprattutto quando c'è fango, perché è molto più divertente. Oggi non c'era fango, però sono riuscita comunque a dare il meglio di me e a trionfare. E sono molto felice, anche perché, essendo il terzo titolo, sono sempre emozioni nuove, anche se ormai non è più la prima volta che vinco. Per te, 9 titoli conquistati nelle varie discipline, dunque un'attività all'insegna della multidisciplina. Sì, la multidisciplina per noi è una cosa indispensabile, perché ci aiuta a fare bene non solo in tutti i campi, ma anche nello specifico in ogni disciplina, integrando con le altre. E ci puntiamo molto e per questo motivo facciamo tutte le discipline a parte la mountain bike e riusciamo spesso ad avere risultati in ogni tipo di ciclismo. Dopo questo ennesimo tricolore, qual è il tuo sogno? Il mio sogno è difficile, magari andare a fare delle competizioni a livello internazionale, però non si sa, vedremo cosa avviene col tempo. Una vittoria strepitosa che ti dà grande morale e grande soddisfazione. Sì, l'aspettavo da tutta la stagione, è stato il mio obiettivo stagionale, sono riuscito a portarlo a casa e sono molto felice di questa vittoria. È stata una gara combattuta fino all'ultimo. Sì, è stata una gara molto dura e resa ancora di più dal fango, che era molto viscido e faceva scivolare in tutte le curve.
e sono riuscito a gestire bene la gara e a arrivare all'arrivo vincitore. È stata una stagione davvero entusiasmante di ciclocross come mai negli ultimi anni. Sì, sono andato in condizione verso l'italiano e sono riuscito a portarlo a casa. Ben rientrati amici di Scratch, categoria giovanile, il 9 di gennaio, il secondo giorno di questi fantastici campionati italiani di Lecce, svoltesi veramente nella massima sicurezza, perché io ho degli inviati e quindi ringrazio anche Tina Ruggeri che ci ha regalato delle belle interviste, per cui sapevo esattamente come stavano lavorando gli amici di Lecce e siamo felicissimi perché il ciclismo sta dimostrando da Bolzano fino ad arrivare a Lecce e in tutte le parti d'Italia l'autodisciplina. Ragazzi, non scherziamo, questa è. E per fare i complimenti anche ai tanti partecipanti, Ilenia, perché
i ragazzi ci tengono molto, e se noi li trattiamo bene oggi non si staccano al ciclocross e forse un domani ci potranno far sognare, come già d'altronde ci stanno facendo sognare. Gare bellissime, gare combattutissime. Qualcuno ha avuto un po' di sfortuna, però ha reagito alla grande salendo sul podio, quindi andiamo un po' ad elencare tutti i vari campioni italiani che abbiamo visto anche in questa bellissima clip. Anita Baima per quanto riguarda le donne allieve al primo anno, Federica Venturelli per quanto riguarda le donne allieve al secondo anno, anche qua scuola Cicli Fiorin, entrambe, quindi bene o male insomma queste scuole che negli anni ritornano. Elisa Bianchi della Velo Montirone per quanto riguarda le donne esordienti al primo anno, Elisa Ferri Olimpia Valdarnese donne esordienti al secondo anno, Nicola Stravella allievi primo anno, Cicli Fiorin anche lui, Ettore Pra grande protagonista della stagione, Hellas Monteforte per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, Pietro Deon San Fiorese esordienti al primo anno e poi esordienti al secondo anno Ettore Fabbro della James Bike Team di Buia, e qui c'è stata questa caduta di certo. Riccardo Darios proprio in partenza, ha perso tantissimo, grande, ha recuperato 48 posizioni ed è arrivato poi secondo a 6 secondi dal, però io sono sicura che insomma ci stanno, succedono queste cose, le cadute fanno parte del gioco, però si vede il carattere dell'uomo, però si vede il carattere, quindi sarà un grande insegnamento anche per Riccardo questo campionato italiano. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Intanto abbiamo capito che adesso vedremo poi dopo gli juniores, e una considerazione va fatta adesso, Tagliapietra sottotono quando qualche anno fa dominava, ma io direi aspettiamo perché qua si cambia da un anno all'altro. De Pretto non c'era e quindi... De Pretto non vuol c'era. Vuol dire che cambierà strada molto probabilmente. Quindi ovviamente avrà optato per prepararsi su strada, ragion per cui insomma è stato, sono stati dei campionati anche per quanto riguarda le categorie UCI che hanno comunque fatto vedere ragazzi che abbiamo visto tutto l'anno. Sì, perché sì, non è che tu ti trovi... una domanda, non mi piace parlare di chi non c'è, ma no, era una speranza, un po' come sai Federico Zurlo, no? Che poi hanno fatto altre però strade. Ha fatto una scelta ben precisa, insomma poi non sappiamo se sarà solo per quest'anno o per il prossimo, però sai se tu scegli di far strada difficilmente poi riesci cioè non vieni a fare solo il campionato italiano, cioè se certo. Fai il campionato italiano certo. Lo fai perché hai fatto tutta la stagione, no, essendo questo un anno particolare, voglio dire, piuttosto che non è che hanno partecipato a miliardi di gare, era no. Un momento anche per tenersi in allenamento, perché poi dopo insomma comincia anche a uscire fuori questa cosa qua, che non è che sia proprio disgraziato il ciclocross. Assolutamente no, io sono ancora convinta che tutti gli atleti multidisciplinari che quest'anno hanno scelto di fare il cross, faccio tre nomi tanto per farli, non me ne vogliono certo. Gli altri. Rachele Barbieri, pista, Giorgia Marchette e dico anche Fabio Aru, avranno poi nel proseguo della stagione sicuramente dei risultati. Sono convintissimo di sì. Ho detto questi tre nomi perché sono quelli che quest'anno sono tornati al ciclocross. Certo. La Marchette, tra l'altro, prima esperienza nel cross, non aveva mai fatto. Gioele Bertolini. Gioele, però Gioele, Gioele e Valecner sono atleti che comunque hanno sempre fatto entrambe certo. Le discipline. Questi tre nomi che ti ho dato, Rachele Barbieri, Fabio Aru, certo. Sono degli atleti che sono tornati al cross. Certo. Giorgia Marchetto non aveva mai fatto cross in vita sua e poteva, con una vittoria in Coppa del Mondo e la stagione d'elite da preparare, fare come fanno tanti che quest'anno non si sono mai visti. Certo. Invece ha voluto provare e io sono convinta che a fine della stagione 2021 andremo tireremo le somme su chi ha fatto un po' tutto e chi no. Andiamo con gli junior, se oramai era l'ultimo giorno di organizzazione per gli amici della Kalos. E quindi ci gustiamo gli juniores.
grandissimo tricolore, una grandissima corsa, ritroviamo il Brian Olivo di sempre finalmente. Sì, ho fatto tanti anni dove facevo secondo, terzo, quarto, quinto. Forse questo tricolore è il più inaspettato perché è stata una stagione difficilissima per me. Dopo due gare ho avuto subito il Covid, sono stato fermo un mese dentro casa a far rulli di nuovo. E diciamo che la forma l'ho ritrovata mercoledì, quindi sono stato molto contento. Mercoledì ho vinto e da come ho vinto ho detto bene, allora me la posso giocare domenica. Infatti ci sono riuscito, sono contentissimo. Sei felice di essere ritornato nelle mani di Daniele Pontoni? Sì, Daniele è sempre un grande mentore, ti dà mille consigli e sono molto contento. Bene, bene rientrati Juniores con Brian Olivo, insomma DP66, che settimana prossima andremo anche a vedere con questa bellissima gara che loro oramai chiudono di solito il panorama del trofeo Triveneto, che oramai non si può neanche più chiamare trofeo visto quest'anno non ci sono neanche le premiazioni, ma comunque ogni organizzatore sa esattamente come fare, poi poco ci importa, l'importante è che faccia attività. L'ultima gara sarà quella di Bassano del Grappa, che non è altro che un ripescaggio di quella che doveva essere andata in onda ancora nel dicembre scorso. Quindi ancora due gare, tanta roba, prima di immergerci al Mondiale, ma ne parleremo da qui a poco. Brian Olivo ha dominato veramente una gara fantastica, ma quelli di dietro mi sono piaciuti tanti. Mi pare sia Pavan, se no, non sbaglio. Paletti. Parenti, ecco, hanno fatto una garona. Perché... Beh, diciamo che comunque fin dall'inizio avevamo anche auspicato una gara aperta a 5-6 atleti, così è stato. Anche qui ha contato molto il non fare errori. Quindi ha vinto meritatamente Brian, perché ha guidato meglio degli altri. Perché forse anche più abituato, più esperienza. Ma diciamo che Brian è andato forte anche nelle ultime gare, è reduce dal Covid, quindi teniamo conto certo. Di questo, perché ci sono parecchi atleti che hanno avuto il Covid e non hanno reagito come Brian, quindi poi anche una questione personale. Ricordiamo che i recuperi sono diversi per parecchi atleti. E poi atleti. È una bella batosta il Covid. Esatto, e ha saputo recuperare bene. Era uno dei papabili in un percorso di questo tipo che l'ha esaltato al meglio, quindi assolutamente ritorna tricolore Brian. Per la felicità di DP66, che settimana prossima vi racconteremo anche la loro gara e da loro organizzata. Ultima giornata, quindi le donne junior under 23 e l'elite, e poi dopo, dolcis in fundo, chiaramente i grandi, i big, lì anche con un certo Aru che ci ha dato tanta tanta felicità, e poi un commento anche all'intervista di Bertolini, il quale essendo anche un grande sportivo, un grande atleta, ha sfoggiato una bella intelligenza che a me è piaciuta tanto.
Fontana il quarto titolo tricolore, due da junior e due da under 23. Finalmente ritroviamo il vero Filippo Fontana. Sì, questo è il primo da under 23 e niente, l'anno scorso stavo bene, partivo per vincere anche l'anno scorso e c'è stato un inconveniente, quest'anno non poteva essere sbagliato, sono davvero felice. Poi non è mai facile perché partire da favorito, sai, ci sono tante pressioni e quindi non è facile stare tranquilli. Il primo giro è un po' successo di tutto perché c'è stato un contatto e da davanti sono rimbalzato un po' indietro, in più mi è caduta la catena, poi sono stato molto tranquillo, sono rientrato, ho respirato un attimo e poi ho fatto la mia gara, sono felicissimo, non poteva esserci inizio dell'anno migliore. Un tracciato veloce adatto alle tue caratteristiche, nel momento di attaccare ci sei? Sì, assolutamente, era per me perché meno male c'era tanto da guidare e mi sono trovato davvero bene. Non era facile perché non era difficile sbagliare, adatto appunto alle tante curve e la tanta tensione che ti metteva la gara, però sono sempre riuscito a guidare bene, ad avere un super feeling con la bici e col percorso e alla fine è filato tutto liscio. Adesso mondiali, la testa sui mondiali e poi mountain bike, olimpiadi, obiettivo olimpiadi? Bah, diciamo che sì, sarebbe un bel sogno, però è sicuramente molto difficile perché soprattutto perché sono giovane e essendo categoria unica alle olimpiadi sarà molto difficile. Però ci si prova, logicamente la concentrazione è tutta sulla mountain, dato che è la nostra disciplina principale, quella su cui ci concentriamo di più. E l'anno scorso è andata bene, sto lavorando bene negli anni e mi sento sempre meglio e quindi sono pronto a raccogliere dei bei risultati. Lavorare con i carabinieri ti ha dato tranquillità? Sì, assolutamente, è una super squadra, mi trovo con i compagni. Logicamente siamo una delle squadre migliori in Italia e quindi è tutto perfetto. Io sono tranquillo, ho la tranquillità per lavorare bene, riuscire ad allenarmi e avere la possibilità di fare tutte le gare che voglio, insomma. Quindi appunto sto facendo una bella crescita, secondo me, in questi anni e vediamo, dai, il futuro è aperto. We'll be right back.
un tricolore assolutamente non allo sprint, c'è stato il punto in cui hai scattato decisamente, hai lasciato alle tue spalle Teocchi e Lechner e hai detto è fatta. Sì, alla fine io non sono una sprinter, non sono veloce e l'unico modo per cercare di vincere questa gara era cercare di fare l'andatura alta fin dall'inizio, spingere dove si poteva e guidare bene nei punti tecnici. Ho avuto l'occasione di prendere in mano la situazione, ho forzato, ho fatto così e poi ho gestito fino all'arrivo. Com'era come percorso, un tracciato adatto alle tue caratteristiche? Ma non tra i miei preferiti, perché comunque non c'erano salite, comunque non c'era quel fango duro in cui bisognava spingere, però con le condizioni di oggi, a differenza di 2 giorni fa, sicuramente era molto meglio per me, meno veloce e più da guidare lentamente, diciamo. Pronta per il mondiale adesso? Certo, ci sono 2 settimane per rifinire la condizione, adesso andremo in ritiro con la nazionale italiana a rifinire un attimo e poi diretti al mondiale. Non hai tolto la maglia tricolore? No, sono riuscita a tenerla ancora per un anno e sono molto contenta della mia gara. È stata una gara molto dura perché siamo partite subito forte. E siamo rimaste subito davanti, io e la mia compagna di squadra. Abbiamo fatto una buona parte della gara insieme. E un po' tiravo io, un po' tirava lei. Alla fine ho un po' studiato i suoi punti deboli in questo percorso. E a 2 tiri dalla fine ho provato ad andare via. E quando ho visto che ho preso quei metri di vantaggio, dopo ho tirato a tutta fino all'ultimo e devo ammettere che l'ultimo giro è stato veramente infinito, non finiva più, però tenevo duro e vorrei dedicare questa vittoria alla mia squadra dell'Italia Cortoatelite e in particolare al sponsor Antronito Cattoli. Lucia Bramati, sappiamo a chi vuoi dedicare questo tricolore. Sicuramente lo dedico a mia nonna che purtroppo questa settimana è venuta a mancare. E sì, questa oggi ho corso con lei, per lei, e questa è tutta per lei, sì. Che gara è stata la tua? Te l'aspettavi? Eri già partita convinta o hai avuto qualche momento così? No, allora, tutta la stagione è andata molto bene, mi sono tolta le mie soddisfazioni e sì, sapevo che potevo fare bene, però la gara è sempre a sé, quindi secondo me non bisogna mai partire dicendo io oggi ho vinto. E, niente, eravamo tutte abbastanza agguerrite, però sono riuscita fino a subito a prendere il mio ritmo, a fare la differenza. Era un percorso anche molto da spingere, per fortuna ha piovuto la notte, quindi si è formato questo fango che mi ha aiutata anche. E sì, però non me l'aspettavo, però son contentissima. Ti è piaciuto questo tracciato quindi? Sì, è un bel tracciato. All'inizio pensavo fosse un po' troppo veloce per le mie caratteristiche, era molto da spingere, però poi appunto ha piovuto e quindi si è trasformato secondo me in un vero percorso da cross. Prossimi appuntamenti adesso? Beh, speriamo in una convocazione per la Coppa del Mondo e per il Mondiale e sarai contenta così.
Ormai le maglie tricolori non le conti più, Gioele. No, dai, diciamo che dopo l'anno scorso volevo il riscatto, quest'anno è stata un po' la stagione del riscatto, ma tutta la stagione, diciamo, e oggi è stata la ciliegina sulla torta a riuscire a conquistare questo titolo nazionale. Ti abbiamo visto in una gara dove sei stato davvero veloce, hai puntato, pronti via e sei riuscito a non aver per fortuna nessun incidente meccanico. Sì, diciamo che da questa mattina fino al momento della gara ho sfruttato qualsiasi prova che c'era, ho fatto tutte le valutazioni, ho cercato di guidare più pulito possibile e è andata bene. Adesso mondiale? Adesso ci aspetterà una settimana di ritiro col CT in cui prepareremo il mondiale, sarà un percorso molto ostico per noi, però sono convinto che il buon lavoro che faremo darà i suoi frutti al mondiale. Raccontaci della presenza di Fabio Aru, è stata anche incentivante o l'avete considerato uno di voi? Fabio Aru lo conosco da qualche anno e siamo amici, fa molto piacere rivederlo qui sui prati del ciclocross, anche perché uno come lui dà molto risalto a tutto il ciclocross, tanti media ne parlano e fa bene a tutto il movimento. Fa piacere che c'è e speriamo che continui perché ne abbiamo bisogno che se ne parli. Avendolo al mondiale può essere un vantaggio? Se Fabio riterrà che potrà fare bene al mondiale, a me fa solo piacere che lui c'è, perché come detto i media ne parlano, è un amico e se si ritrova anche per la stagione su strada, vederlo davanti sarà fondamentale per tutta Italia ma per tutto il panorama del ciclismo italiano. La libertà è la conquista più importante della nostra vita. La sicurezza da sempre un dovere. E noi sappiamo che spostarsi da soli può essere un piacere. Tanto soli non lo siamo mai. Magari cambierai il modo di muoverti e la nostra passione potrebbe diventare anche la tua nuova abitudine. Ci siamo dovuti fermare? Forse. Usa le tue ruote. Dicono che la tecnologia abbia raggiunto il suo limite, finché qualcuno non supera quel limite. Dicono che un buon prodotto non debba essere cambiato, finché qualcuno non ne crea uno migliore. Next Generation Control. RAM Device. Ben rientrati, e cara Eleni, adesso sono contento, perché Bertolini ha detto, guardate che Aru, lo abbiamo colto come la manna dal cielo, i media ne parlano e tutti si scandalizzano, Aru sì. Poi un'altra considerazione, cosa ha guadagnato Aru nel ciclocross? Parlo di 35 euro. Quei 35 euro, secondo il mio punto di vista, visto che guadagnava 8.000 euro a gara, quelle le cifre che sparano tutti questi giornalisti, sono 35.000 euro di felicità, perché io non l'ho mai visto così sorridente. Possono dirmi quello che voglio. Io non lo conosco personalmente, se non che l'ho intervistato agli albori della sua nascita. Un ragazzo splendido, ma molto triste. Io mi sono preso la responsabilità di dire che quando arrivano a certi livelli bisogna anche selezionare le persone che ti vogliono bene, quelle che ti vogliono meno bene. Però l'ho visto proprio contento e devo fare un ringraziamento a Fausto Scotti. Guarda, prendo una frase di Wout van Aert dell'anno scorso ai campionati del mondo, che è diventato un po' il mio hashtag in tutti i social e che vedo che lo stanno sfruttando in tanti. Sono contenta di questo. E Wout van Aert alla fine del mondiale, quarto posto, quindi un campione abituato a stravincere nel cross con un bruttissimo incidente alle spalle, rientrato. Ovviamente forse solo chi non capisce niente di ciclocross pensava che Van Aert rientrava l'anno scorso e cominciava a vincere, ok? Lui era conscio che vanno forte, quindi ha accettato di buon grado anche il quarto posto, i piazzamenti. Mi ha detto una cosa che mi è rimasta impressa e me ne starà impressa tutta la vita. Lo dico in inglese e poi lo traduco in italiano. Ciclocross is a choice of heart, cioè il ciclocross è una scelta di cuore. Uno degli atleti pluripagati a livello mondiale,
che già all'epoca nel cross prendeva, adesso ne prende il triplo, perché poi su strada ha vinto di tutto, ha scelto comunque il cuore, cioè il cross non me ne vogliano le altre discipline, probabilmente se parlo magari con Rachele Barbieri mi dice guarda Ilenia la pista per me certo, è la stessa cosa. Seguire le proprie passioni. Quando ti entra dentro tu o lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo nel ciclocross. Ragion per cui io mi scuso, e questo lo dico pubblicamente, se delle volte posso sembrare arrogante, posso sembrare perché mi arrabbio, certo. Perché sei come una tifosa, dai. No, non sono una tifosa, no. È diverso. Io mi arrabbio per l'Inter. Se mi toccano quelli che fanno il cross, è come se mi toccano dei miei figli, anche se magari abbiamo 10 anni di differenza. Io Fabio era in nazionale con me, quindi non è che abbiamo 30 anni di differenza. Certo. Io penso una cosa, il cross è una famiglia che accoglie, un po' come il figlio al prodigo, si no? Accoglie, certo. Non giudica, probabilmente chi giudica non è del cross, perché ripeto, è stata una manna dal cielo sia per il cross che per Fabio stesso, perché io sono convinta che recuperare l'uomo è più importante di tante altre cose. Così è, drop the mic. Questi articoli su 35 euro sono ridicoli. Basta, mi prendo la responsabilità certo. di dirlo, sono ridicoli. Perché non si può quantificare la soddisfazione. No, perché ci riempiamo la bocca dei 35 euro, sputiamo cacca e letame sul ciclocross. Verrà il momento, e qui lo dico oggi che giorno è Argesi? Oggi siamo già a giovedì. Che tutti monterete sul carretto, perché prima o dopo, ragazzi, uno da noi la medaglia la vince. Prima o dopo. E poi montate tutti sul carretto, come è successo all'epoca di Franzoi. È come successo che 20 anni fa non ci cacava nessuno, ci avevano avanti. Tutti sul carretto, venite che c'è posto. Sono d'accordo. Forza, noi, ragazzi. Io ho un privilegio. Dimmi. E anche una soddisfazione, noi ci abbiamo creduto. Fin dall'inizio. Tu sei arrivata 10 anni fa, hai dato il contributo tecnico e di conoscenza, ma questo io me lo devo mettere e me la nodo qua, perché ci ho sempre creduto, anche se ero leggermente più giovane, quindi ci abbiamo visto dentro, come ci vediamo spesso dentro, fin dal primo momento. Ricordiamo sempre che a marzo abbiamo iniziato questa trasmissione, siamo stati i primi a usare Skype, ma non lo usiamo più, invece gli altri continuano a usarlo, anche le più grandi trasmissioni. Cerchiamo di fare un po' di sacrificio, andiamo, stiamo attenti, anche noi creiamo le bolle. Chi vi parla sta facendo una vita veramente molto frugale, lavoro, bottega e casa, e tu lo sai che a volte mi riprende anche di legna, ma lo faccio perché voglio andare avanti e dare un servizio quanto più di diretta e personalmente utile. Quindi io faccio questo per non danneggiare gli altri, come tutti dovremmo prendere questa pandemia, come ha detto Papa Francesco. Non usiamo Papa Francesco soltanto quando ci fa comodo. Non ci fa comodo. Allora, detto questo, chiudiamo con Gioele Bertolini, che mi è piaciuto un sacco, con Pippo Fontana, che mi sono tolto un peso dal cuore, ma soltanto anche nelle donne, la Baroni, la Bramati, l'Arzuffi, uno spettacolo. L'Arzuffi penso che rinasca da questo campionato italiano. Tante rinascite. Rinascerà da questo campionato italiano, perché tante volte a mio avviso è arrivata come la più forte, però non ci ha creduto fino in fondo. E la vittoria di Alice non va vista solo dal punto di vista cronometrico, ma va visto da come ha interpretato la gara fin dalla prima curva. Quindi brava, rinasce da qua, e sono convinta che porterà a casa una bella carriera. Noi ringraziamo Christian Bon, l'ora del ciclismo, Fabio Zappacenere, che ci avete dato queste bellissime immagini. Saremo sempre in debito con voi, perché voi siete andati là e so quanto sacrificio possa costare questo, ma lo fate con tanta passione e amore, e quindi complimenti a voi e a tutto il carrozzone del ciclismo, anche quelli che ogni tanto si arrabbiano e alzano i toni. Fate un passo indietro, siamo tutti nella stessa barca, e soprattutto nel mondo del ciclismo ci sono tante, quasi tutte brave persone. Quindi scordiamoci quello che è successo, anche qualche animosità in più in quel di Lecce. Detto questo, tra poco ci sarà una clip e la metteremo in chiusura. Ci stiamo preparando per la trasferta in Ostende, Belgio,
terra fiamminga, Fiandre, quindi là ti immergerai, e anche qua sono contento che tu possa andare, perché chiaramente la tua felicità, chi ci si vuole bene è così, ma anche chi non ci si vuole bene, quando uno è felice sprizza felicità per tutti, quindi la vita è più positiva. Quindi immagino che tu andrai a vedere queste cattedrali sul gotico, portaci tanta roba. Beh, sicuramente andiamo come ogni anno col sorriso e con tanta voglia di fare. Ormai io e Christian siamo rodati anche alle varie bolle, le cose, quindi non abbiamo paura di niente. In chiusura cosa ci mettiamo? In chiusura abbiamo anche, continua la nostra collaborazione con i nostri amici svizzeri, Christian Roscia, che ringrazio, una sintesi breve però molto carina dei campionati nazionali in Svizzera. E quindi insomma non siamo proprio soli, e siamo anche un poco, diamoci le arie, esterofili. A settimana prossima con Pontoni. A settimana prossima con Variano. E poi ricordiamoci che ci sarà questo faccia a faccia. Esatto, diciamolo Nicola. Con i quattro delegati, state con noi perché sarà il giovedì, non questo, il prossimo, il giorno dopo, apriremo le danze senza retorica, senza pregiudizi, contando uno su uno. Senza social. Tutti a distanza, però tutti si possono guardare in faccia. Ci sarà anche l'ora del ciclismo che si collegherà in diretta come la pagina di Scratch, ma ne parleremo settimana prossima più dettagliatamente. Quindi grazie a tutti, è iniziato un 2021 strepitoso, conserviamocelo, viviamo anche per gli altri. Grazie Ilenia. Grazie a voi. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.